Mi raccomando, continuate a lasciare i vostri messaggi per porre i vostri dubbi, quesiti al professor Maurizio Bossi. Noi vi risponderemo come abbiamo fatto questa settimana. Questa volta però siamo noi a porre a voi delle domande. Che cos'è il matrimonio bianco e fibula? Che cosa significa? Lo ha fatto per noi Elisabetta Palumbo. Ascoltiamo. Nel confessionale laico della sessuologia, noi definiamo il confessionale laico lo studio dove i sessuologi, gli andrologi, chi si occupa di sessualità, insomma, confessa oggi le persone, i pazienti. Ebbene, una cosa che tutti notano è la difficoltà di comunicare, di parlare con le parole giuste, con le parole non volgari ovviamente, sulla sessualità in ordine ai diversi aspetti riguardanti il sesso. Noi diciamo che è importante, ma non è una piaggeria dal punto di vista culturale, non è per dire oh, come parla bene quello lì, no, perché a volte a tavola si può parlare di sessualità e io dico sempre ai genitori, parlate con i ragazzi di sessualità anche a tavola, ma non con i termini che usiamo volgarmente tutti i giorni, con i termini appropriati. Allora questa rubrica che va in onda serve proprio a questo, a aiutare tutti noi a avere un linguaggio nuovo per poter comunicare di sessualità. E il linguaggio di questa sera che vi proponiamo riguarda termini molto particolari, come questi. Cosa si intende per matrimonio bianco? Non è quando non si consuma. Insomma, non consumato, insomma, senza rapporti sessuali. Magari chi arriva al matrimonio senza far sesso. Matrimonio bianco, penso che sia il classico matrimonio, quello che tutti desiderano, forse in abito bianco. Aspetta. No? Che lei e lui sono vergini? Penso sia un matrimonio candido, nel senso da vergini. Col vestito bianco. Matrimonio bianco fatto in, celebrato in chiesa, presumo. Chiesa, vestito? Vestito candido, bianco. Quindi, sì. Matrimonio in cui si è vestiti di bianco. Senza sesso, pensa, no? Può essere una relazione non seria, non importante, non libera. Matrimonio bianco. È un'unione coniugale nella quale i due partner, per numerose ragioni, non sono in grado di compiere l'atto sessuale nella sua essenziale estrinsecazione, rappresentata dalla penetrazione del pene nella vagina. Cos'è la fibula? Tu sei un po' fibula. Tua sorella? Non lo so. No. Beh, fibula è un organo genitale femminile. Mi pare che sia una parte del pene. Mi pare che sia il filo del pene. È una parte dell'organo genitale femminile? Una spilla. Non mi ricordo, però credo che sia una parte dell'organo femminile. Piercing là, no, il piercing è l'organo genitale femminile. Aia, che male. Anche maschile? Madonna, lo fanno davvero. Fibula. Piercing genitale maschile ispirato a quello degli schiavi dell'antica Roma. Consiste in una barretta che trapassa e chiude il prepuzio, ostacolando l'erezione. In tempi imperiali la funzione era prevenire attività sessuali non autorizzate. Oggi è solamente un estremo gioco erotico. Abbiamo scherzato, è necessario farlo ogni tanto, anche quando si tratta di sessualità, grazie alla nostra Elisabetta Palumbo. Adesso voltiamo pagina, sì, apriamo quella culturale, andiamo nel 200, 200 e 300, parliamo di Dante, della sua Divina Commedia, della sua Beatrice. Ne discutono Sergio Musitelli e il professor Maurizio Bossi. Siamo con il professor Sergio Musitelli in una splendida cornice. Siamo nel museo, nella casa museo Bagatti Valsecchi di Milano, uno splendido posto che ci ispira. E proprio partendo da qua, continuiamo il discorso con il professor Sergio Musitelli. Benvenuto, professore. Grazie. E parliamo dell'amore nel 200 e nel 300, dal dolce stil novo all'amor cortese. Mi parla un pochettino di questo passaggio. Dunque. È un argomento vastissimo.
però possiamo riassumerlo, fare un sommario rapidissimo. Certo. Noi abbiamo, prima del dolce stil novo, abbiamo la cosiddetta poesia giullaresca, no? Il cui massimo esemplare in Italia, o meglio in Sicilia, è Cielo d'Alcamo o d'Alcamo, e il suo contrasto, rosa fresca volentissima, capari in ver la state, le donne ti disiano, pulzelle e maritate. No, è un contrasto fra Madonna e innamorato, in cui la donna fa la ritrosa, ma in fondo, mira soltanto a dirgli praticamente o parli con pari e con meri, se no niente da fare. Quindi si vuol farsi... O ti metti d'accordo con mio padre e con mia madre. Con mio padre e con mia madre, con pari e con meri, se no niente da fare. E quindi praticamente sta tirando la corda per farsi sposare. E questo è simpaticissimo. È un contrasto, la poesia giullaresca, ad un certo punto assume anche i toni della poesia goliardica, dei canti goliardici, no? E con questa celebrazione spregiudicata di donna, taverna e dado, che in pieno stil novo, dove invece la donna diventa donna angelicata, troverà un ultimo epigono in Cecco Angiolieri. Sì. Tre cose solamente mi son grado, le quali non posso pur ben fornire, e te le son donna, taverna e dado. Quindi da una parte una donna angelica. Angelicata. E dall'altra, no? E dall'altra invece l'eredità della poesia giullaresca e goliardica con Cecco Angiolieri, che si contrappone alla poesia dello stil novo. Non per niente abbiamo una famosa tensione fra Dante e Cecco, in cui veramente Dante esce un po' con le ossa rosse, tutto sommato, perché? No? Perché Dante gli dà del bovaro, no? E allora Cecco gli risponde che sì, io sono il bovaro e tu sei il bue. Okay. No? Ma chi prevale poi alla fine? Fine poi prevale in realtà l'amore dello stil novo, che modifica in parte l'amor cortese, no? Facendo la donna come scala al fattore, vedendo l'amore come espressione dell'itinerario umanime in Deum, e diventerà poi il tema fondamentale della Divina Commedia. No. Quindi la donna che diventa, da donna fatta di carne e di sensi, diventa una donna contemplata come angelo di cielo in terra a miracol mostrare, e poi come donna teologia. No, questo è il passaggio. Certo. Se questo poteva valere per le classi alte, elevate, sì, il popolo come viveva? No, il popolo non partecipava a nessuno di questi addottrinamenti. Certo. No? E continuava ad amare nel modo più normale del mondo, cioè quello che poi trionferà col Boccaccio, il sereno e maschio sollazzarsi, tutto sommato. Il sereno e maschio sollazzarsi. Sì, sì. Su questo ci lasciamo, professore. Continueremo settimana prossima proprio su questi temi. Grazie, professore. D'accordo, grazie a lei. E adesso è un momento tutto rosa dedicato alle donne. Sono tanti gli inconvenienti che si trovano ad affrontare le donne, soprattutto di una certa età, relativi alla loro vita sessuale. Niente paura, dice la professoressa Alessandra Graziottin, talvolta è importante affrontare tutti i problemi con il proprio partner. Ascoltiamo. I buoni medici, i buoni sessuologi, lavorano anche con la coppia. Perché? Ma perché l'amore si fa con qualcuno, e quel qualcuno ha il 50% della verità della storia e può essere un fattore terapeutico o un fattore di patologia. Tanto vero che in sessuologia medica si parla spesso di induttore del sintomo e portatore del sintomo. Faccio un esempio. Se l'uomo ha un'eiaculazione precoce, la donna molto spesso non ha l'orgasmo vaginale, ma perché non c'è il tempo tecnico proprio,
materiale perché ci sia una stimolazione vaginale adeguata per arrivare a quella bella congestione genitale che consente poi di avere la cosiddetta piattaforma orgasmica e quindi l'orgasmo. Se la donna ha sempre dolore ai rapporti, l'uomo perde desiderio o addirittura può avere dei problemi di erezione. Quindi noi dobbiamo innanzitutto capire anche se la persona che vediamo in consultazione è davvero la persona che ha il problema o non se invece la persona portatrice del problema, per esempio la donna che ha un problema di desiderio, perché? Perché lui o è precoce o ha problemi di erezione, a quel punto le passa la voglia, ma è normale, a questo punto non devo curare lei per il disturbo del desiderio, devo curare lui e poi la coppia a ritrovare l'intimità. Non solo, ma ci sono altri aspetti molto importanti, per esempio quando la donna ha dolore e all'uomo viene detto, ah ma guardi, sua moglie il dolore ce l'ha in testa. Bene, quando io vedo una signora che ha dolore e viene accompagnata dal fidanzato, dal marito, ecco che la visito e siccome il dolore ha sempre delle cause fisiche, può avere una vestibolite, può avere una vaginite, può aver partorito, avere una cicatrice retraente, può aver fatto una chirurgia, una radioterapia, avere mille ragioni fisiche per avere dolore. Io dico, signora, posso spiegare a suo marito perché lei ha dolore? E ovviamente la donna mi dice sempre, certo dottoressa, bene. Dico, venga, venga, così le faccio vedere. E spiego, faccio vedere dove toccando la donna salta per aria sul lettino, quali sono i segni dell'infiammazione, dove ha dolore. Dico, vede, sua moglie ha un dolore vero, vero, tremendo. Allora, non può far l'amore. Solo una masochista può far l'amore in queste condizioni. Quindi, è un dolore vero che ha un nome, una diagnosi, una prognosi, cioè un tempo di guarigione. Ci vuole tempo, naturalmente, ma può essere risolto. Allora, anche questo è un atto fondamentale che noi facciamo con e per la coppia, perché letteralmente i mariti, i fidanzati cambiano faccia. Dico, ma allora, ma perché non si è mai detto che ce l'ha in testa? Dico, guardi, non perdiamo energia sul passato, concentriamoci sul fatto che è un problema vero, quindi sua moglie va rispettata quando dice che ha male, va aiutata, va curata e voi però vi aiuto a riprendere la vostra intimità. Ecco che allora da una crisi che lacerava la relazione possiamo arrivare a un momento in cui la coppia si ritrova e se il marito è gentile, ha un modo di fare garbato, chiedo alla signora, signora posso insegnare alcuni esercizi a suo marito così li fate a casa, c'è anche un grande risparmio di tempi di viaggi, di fisioterapia, se mi dicono sì, ecco che addirittura da un momento di crisi insegnando come fare questo massaggio genitale che può far parte poi dei preliminari, ecco che la coppia può ritrovare un'intimità desiderata in cui ciascuno ritrova anche un ruolo importante perché anche l'uomo tante volte si sente in colpa quando provoca dolore. Se invece spieghiamo come può dare piacere e ridurre il dolore fino a toglierlo, insieme naturalmente ai farmaci, la fisioterapia, tutto quello che dobbiamo fare, ecco che la coppia ritrova anche un modo diverso di comprendersi, comprendere qual era il problema e ritrovare un'intimità desiderata.